Il gruppo Intesa San Paolo e il canale televisivo dedicato alla grande musica classica HD hanno avviato una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e alla diffusione delle rispettive iniziative in ambito musicale e culturale. L'accordo prevede di ampliare lo spazio offerto ai protagonisti della grande musica con eventi live in esclusiva, prime visioni, produzioni speciali, un sostegno di comunicazione ai teatri e l'attenzione verso nuovi pubblici, in particolare i giovani. L'accordo tra Classica HD e Intesa San Paolo è una tappa importantissima nel percorso di consolidamento delle nostre attività editoriali, che ci permette di essere più presenti sul territorio e al tempo stesso di confermare la nostra vocazione internazionale. La forza del nostro canale è sempre stata questa, cioè con Barenboim, Abbado, Karajan, Lanetrepko e Kaufman, vedere anche che cosa fanno i giovani, che cosa fanno i musicisti in provincia, che cosa succede nei piccoli teatri. Questa è una vocazione che abbiamo sempre avuto e che continueremo ad avere perché ci piace, perché scopriamo sempre le umanità delle persone che alla fine valgono moltissimo, anche da un punto di vista televisivo. Due motivi principali del perché Intesa San Paolo e Classica HD. Il primo è perché è un editore con cui si può lavorare molto bene per creare nuovi contenuti e per riuscire a coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Parlando di ampiezza, poi la loro possibilità di essere presenti in 61 paesi al mondo per raggiungere circa 15 milioni di potenziali utenti, e questo per poter far vedere tutte le bellezze e l'arte italiana soprattutto all'estero. Alla presentazione dell'accordo alle Gallerie d'Italia a Milano è intervenuto tra gli altri anche il critico televisivo Aldo Grasso, che ha ricordato che quello tra TV e musica colta è un rapporto che nasce proprio dalle origini della televisione. Allora la televisione si limitava a mettere una telecamera in un teatro e cercare di riprodurre l'opera lirica piuttosto che un concerto o altre manifestazioni simili, e sono sempre stati esiti piuttosto deludenti. Il rapporto fra la musica classica e il servizio pubblico resta un rapporto sporadico, un rapporto che non ha mai avuto. Poi per fortuna, insomma, sono arrivati dei canali dedicati. È vero che sono riservati a un certo numero di persone, a una nicchia, diciamo così, di persone, però finalmente il rapporto è maturato e si è capito che un conto sono i concerti dal vivo e un altro conto sono le riprese televisive, che hanno pari dignità.